Prossimo obiettivo prima di procedere oltre. Ah, qualcuno senza ciurma. Potremmo intervenire a questo riguardo. Anche perché davvero la nostra ciurma fa abbastanza schifo. Ma questo è un altro discorso. Quindi, equipaggio, problemi, posso risolverli. Sono un mercenario, ma ho tante Fanculo a qualità. tutti, agli dèi. Che Un po' volgare la problema hai? ragazza. Tutti mi danno problemi, cazzo. L'oracolo, per esempio. Il mare. E non farmi parlare del mio equipaggio. Hai a che fare con l'oracolo? Delphi è piuttosto lontana. Piuttosto lontana, Ci davvero. avevo a che fare. E i miei affari non ti riguardano, malaka. Non mi serve un mistios, ma un intervento divino. Potrei essere mandato dagli dèi. Io sono un dio, no, non esageriamo. Oppure potresti risolvere la cosa da te. Vero, anche Se questo. vuoi risolvere una situazione, devi darti da fare. Hai ragione, non ci si può fidare degli dèi o dei loro servitori. Dimmi, chi sei? Capitano Gelone, del Dente di Squalo. Il dente di squalo è la tua barca. Ti sembro un cazzo di pescatore. È una nave, non una barca. Calmati, ragazzo. Era solo una domanda. Sono qui per aiutare. No, non è colpa tua. Una volta finito con l'oracolo, dovevo trovare qui la mia nave e l'equipaggio. Ma sono qui da ieri e non si sono visti. Problemi di fiducia con l'equipaggio? Ammutinamento? Quindi hai chiesto consiglio all'oracolo? A lei? Pff, cazzo no! Preferirei chiedere consiglio al mio Stavo per culo. andare a E perché parlarci. avevi a che fare con lei? Abbiamo un accordo. Credo di potertene parlare. Lei mi dice da dove vengono i pellegrini. E io fornisco loro un mezzo di trasporto. Poi dividiamo gli incassi. Smart. Quindi stai cercando di dirmi che l'oracolo intuisce divinamente da dove arrivano i pellegrini, giusto? Cazzo, no! Chiede ai suoi fedeli quanto sono pieni i loro porti. E me lo dice. Semplice. Ok, ha senso. Ed è molto meno oracolo di quanto dovesse essere. Quindi io, giusto per fare praticamente un favore a Barnaba. Fai affari qui in Focide? Faccio affari ovunque. Al momento cerco di capire dove cazzo è la mia nave. Giusto, ottima domanda. Dov'è il dente di squalo? Cazzo, non sarei qui se lo sapessi, non In credi? effetti, domanda Va stupida. bene, riformulo. Che accordi avevi con l'equipaggio? Beh, ecco, ho mandato in missione la mia Ghike. Da queste parti i pellegrini si incagliano spesso e noi li aiutiamo. Oh, la tua Ghike. Sì, la migliore aiutante che abbia mai avuto. E non solo. Senti, trova la mia nave e la mia Ghike, d'accordo? Ti pagherò. Oh, stiamo parlando di Ti cash, pagherò ok? e ti riporterò la tua nave. Sai dove possono essere andati? La costa sud-est è molto proficua. C'è un'insenatura perfetta per intrappolare i ricchi pellegrini sperduti. Sei Ricchi. un pirata. Già. Cazzo, e allora? Un pirata che ti paga. Comunque, non è la mia occupazione principale. È più un passatempo. Un passatempo? Non è che per caso il tuo equipaggio si è ammutinato e se n'è andato? Non con la mia Ghike al timone. E poi non hanno ricevuto la loro parte dell'ultimo bottino. Non se ne andrebbero senza paga. Quindi tu hai l'ultima parte del loro bottino che io potrei prendere subito uccidendoti visto che sei un pirata e nessuno spargerebbe neanche una lacrima. Ma in qualche modo mi stai simpatica in realtà. Descrivimi Ghike. È bellissima. Nessuno bacia come lei. Ah. La prima volta che l'ho vista, volevo mangiarmela. Ma è una coppia aperta la Non vostra? sei di aiuto. Sì, hai ragione. Hai i capelli corvini e un bracciale prezioso che le ho regalato. Lo indossa sempre. Ok. Li troverò e tornerò appena possibile. Ok. Seguiamo questa missione. È lontano. Abbastanza lontano. Quest'area è probabilmente del nostro livello.
potremmo anche allargare qui la nostra esplorazione. Ma cos'è la casa olimpica, soprattutto? Oh, fatemi indagare qui dietro. Quel forziere, lasciamolo stare, per ora non vorrei finire in troppo nei guai. Ma sì, prima di prendere il largo... Tanto non abbiamo fretta da questo punto di vista. Le bacheche neanche le guardo, tanto abbiamo visto che sono quasi soltanto missioni a tempo che... Oddio, onestamente non mi interessano. Ti do il benvenuto, Mistios. Io sono Sargon, curatore di antichità mitiche e straordinarie. Ho tutto ciò che il tuo cuore può desiderare e molto di più. Desidero parecchie cose. Infatti. Sembra troppo bello per essere vero. Non provare a imbrogliarmi, mercante. Per gli dei, non farei mai una cosa simile. Sono sempre felice di separarmi da qualche dracma, se ne vale la pena. Non mi interessano le dracme. Accetto solo pagamenti in oricalco. Non so cosa sia. Ah, invece ne abbiamo. Per fortuna. È un metallo prezioso, molto antico. Possiede molte proprietà che Sargon trova interessanti. Allora, io penso che se dovessi fare un acquisto del genere, adesso sia presto. Converrebbe tenerselo per molto più avanti, ma vediamo. Cosa vendi esattamente? Molte cose, Mistios, molte cose. Ho armi, armature, indumenti alla moda e accessori per te, per i tuoi amici e persino per la tua nave. Mm-hmm. Ma quale mercante non accetta dracme? Quello a cui interessano forme di pagamento più rare e preziose. Ma poi non lo puoi rivendere. Dimmi dove trovare l'oricalco. Puoi trovarlo in tutto il mondo greco se sai dove cercare. Controlla anche i lavori speciali esposti sulla bacheca. Sargon non è l'unico a commerciare in oricalco. Ok. D'accordo, vediamo cosa hai da offrire. Casa olimpica, completa le missioni giornaliere e specifiche taglie o contratti di guerra per ottenere frammenti di oricalco. Ok, ecco di cui parliamo, missioni giornaliere, stiamo scherzando. Scambia l'oricalco con Sargon per ottenere oggetti formidabili o eccellenti, oppure lascia che siano gli dei a decidere scegliendo un dono olimpico. Ah, puoi anche andare random, tipo gioco d'azzardo? Altra follia? E abbiamo una selezione settimanale, costo 50? Cioè, costano anche una cifra smodata di ori... Mamma mia. Ok, sono cose che al momento decisamente non ci interessano. E comunque, davvero, se mai ci interessa una cosa del genere, sarà ai livelli altissimi e non mi metterò mai a grindare missioni giornaliere, mi spiace. Ricordo le storie di mia madre su Cirra e le guerre sacre. Chissà se è mai venuta qui. Allora, queste sono le missioni che danno Oricalcum, sono segnalate. E allora, qui c'è la Clessidra, no? Quindi questo vuol dire che sarebbe a tempo e questi sono soltanto dei contratti? Ok, quindi se non vado su missioni a tempo, le posso tenere e basta? Ok, ok, se posso tenerle senza avere missioni a tempo... Mi sta anche bene, perché le missioni a tempo mi stanno proprio intrinsecamente antipatiche. Noi di oricalco ne abbiamo 13 e 10 ne abbiamo presi perché ci sono stati donati, noi ne abbiamo trovati tipo 3. Ora, fatemi ricontrollare giusto per essere sicuro che... Ops, è vero, abbiamo delle abilità da sbloccare. E più di sbloccare intendo da... Come al solito non possiamo potenziare quasi nulla. Bene. Aumenteremo il danno dell'arco, però. Sarebbe bello fare frecce speciali a questo punto, ma... Maestro delle frecce... Questo era buono per gli animali. Avere le frecce... un combo con questo potrebbe essere interessante. Comunque... Sì, non potevamo fare molto altro. Può darsi che... Alcuni di questi minerali o altro, se dovesse servire, tenterò di aumentarli senza dover grindare. Ma vedremo se è una opzione fattibile. Ecco, queste due sono... Anzi, una sola è a tempo del mondo. Ok, onesto, la possiamo tranquillamente ignorare. E
Ok, no, no, abbiamo parecchie cosine messe in giro senza tempo. Ok, sono abbastanza contento di questo. Quindi, mappa. Ok, sono sparse nel mondo. Quanto sparse è un altro paio di maniche. Ma noi andremo in base a quello che troviamo, fondamentalmente non staremo là a cincischiare. E andiamo di qua. E, è vero, abbiamo della roba nell'inventario, ma roba che roba? Roba comune neanche. Guarda che neanche ci venisse il punto esclamativo per la roba comune ormai, cioè. Raramente avrà un qualsiasi tipo di utilità. E questo è un tempio? Ginnasio. Con qualcosa. Lì sono dei bruti. È una fortezza anche quella, forse? Beh, comunque è qualcosa che ha a che fare con Atene. Molte guardie qua. Dobbiamo uccidere il capo in questo luogo? Ok, sono aggressivi. Non hai alcuna possibilità. Non pensavo sarebbero stati immediatamente aggressivi. Non pensavo proprio. Molto complicato il tutto. Ok, uccidiamo subito il capo quasi. Benissimo. Non so perché si era bloccato. Maledizione. C'è Friendly Fire. Ottimo, ma... Maledizione. Chi altro è che mi sta attaccando? Ma quello è il capo? Non era previsto questo adesso, ma... Ok. Questa situazione è molto grave perché sono di livello molto più alto del mio. Via. Via, 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 via. Non sono affatto invisibile qua. Ok. Ok. Brutta situazione al momento. Dov'è il capo? È livello 14, ok, capisco, anche lui. È lui. Cosa vedi ora? Ho perso ogni traccia qui. Occhi aperti. Sì, ricevuto. Molto complicato da gestire questo incontro. È andato un pizzico oltre quello che mi aspettavo. Ok. Salve. Mi hanno visto e ho quasi... quasi... una taglia sulla mia testa per questo. Ma che sei scemo? Ah. Sciocco. Perché ho rubato una cosa che neanche vi apparteneva? C'erano modi più intelligenti di fare tutto questo, ragazzi. Voi avete sbagliato tutto. Detto questo...
Anche se il capo è lì vicino, voglio davvero vedere tutta quest'area. Ora spero che il capo non mi attacchi a vista. Comunque sì, sono ancora abbastanza potenti se ha tutta quella protezione. Che diavolo? Pardon. Nel dubbio. Esatto, dopo scontato che siano da uccidere. Ma ci sono fin troppi testimoni. Chi è? Ma... non pensavo mi vedesse dall'alto. Parare. Riparare sarebbe stato... oh, questo era da schivare. Bella crocca. L'ho tipo... non so se cosa è successo, se l'ho schivato. Via. Ma guarda come quanto mi inseguono. Questo l'avevo va bene, gli input che non vengono registrati. Ok, basta allontanarsi di molto. Ok. Direi che ho un gladiatore contro di me. Tu non mi attaccare, uomo. Oh, ecco un gladiatore. Oddio, livello 12, ok. Oddio, anche lupi. Oh, diavolo. Qui inizia a essere complicata, eh. Ok, non è un lupo, è peggio. Ok, via. Allontaniamoci dal centro abitato. Già la situazione stava un attimo complicandosi. Quindi sarò io a ucciderti. No, sarò io a cercare di uccidere la tua bestia prima. Non temere, ti ammazzerò in fretta. No, tu lasciami il tempo di attaccare questa creatura. L'avrei voluto per me, ma al momento non è cosa. Avanti, vediamo come combatti. In quante mi stanno tirando frecce? No, non voglio finirti così. Ah, va bene. Tutto va bene, ma se poi non lo colpisco. Benissimo. C'è qualcun altro che mi sta tirando frecce da là, che non è carinissimo da parte loro. Il civile avrei voluto non ucciderlo cortesemente. La tua vita si conclude. Stai buono. Ok. Salve signori. Meglio stare nascosti. Sarebbe stato meglio stare nascosto, ma ormai il patatrack l'abbiamo fatto. Attenzione, i cacciatori di taglia inseguono a causa da taglio da testa. Se... salve. Se, sembro furtivo, ma è un'impressione, eh? State tranquilli.
Vediamolo. Uno di due. E quest'altro simpaticone da fuori. Vabbè, sono quello di poco fa, quello che ha ucciso più o meno tutti. Sì, sì, mi avete visto. Non attaccatemi questa volta, magari. La taglia non costa tantissimo toglierla, ma finché una, magari mi mandano qualche gladiatore, qualche mercenario simpatico. Non come... Iris la parricida adesso quasi, quasi a nostra portata. Eccolo qua, mente la grande lince. E aveva un mastica ossa con una lince ed era... Subisce più danni a distanza, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Concetti comuni. Quasi interessante. Esteticamente sicuramente interessante, ma... Questi addirittura oggetti di livello 15. Ecco, quello inizia a essere un pizzico alto. E comunque poco utile. Ora, tornando a noi. Quest'area, a parte il capo di per sé, che ancora è un po' presto per andarlo ad attaccare. A mio avviso sarebbe il caso di iniziare a muoverci verso questa missione. Oppure... iniziare a muoverci verso questa missione, ma... No, iniziamo a muoverci... Consulto spettrale, esatto. Iniziamo a muoverci verso di là. Passando però per la figlia di Artemide, che sono molto curioso. Prometeo, la nascita dell'uomo, un altro luogo ricco di cose interessanti. Tra cui uomini da uccidere, ovviamente. Ora, non sono tantissimi, in realtà. Ci sono molti civili. Quello non dovrebbe essere un problema. Sono piuttosto forti, ma... Ah, questo miss non ci voleva. Ok, basta. Sanno che c'è un attacco, ma non sanno di chi. E quindi... Gli uomini di fango di Prometeo. Se solo Atena infondesse in loro la vita. Non basta un attacco semplice per ucciderti? Ah! Inizio a essere io un po' debole? O voi un po' forti? Interessantemente. Io devo capire ancora se questa schivata leggera ha un senso di qualche tipo. No. Sembrerebbe di no. O forse le guardie transette sono molto più forti dell'uomo medio, ma non avevano simboli particolari. Qualcosa che per ora ci rimarrà un mistero. Interessante questo luogo comunque. Oh. Io potrei sempre scegliere volutamente di attaccare il tutto di notte ogni volta, ma meditare e aspettare non erano così degni di tutta questa pianificazione, direi. E... tavolette antiche svariate. Oh. Allora, qui c'era qualcosa di buono come arco, credo. Molto buono. 700 danno assassino. Assolutamente ottimo. E mediamente carino. Gna. E... Sta arrivando un simpatico gladiatore molto esile, direi, però.
Voglio i soldi del... Dovevi fare gli affari tuoi, ragazzo. Dovevi fare gli affari tuoi. Hai scelto la missione sbagliata. Chi eri tu? No, a parte Saffira, perché mi vai direttamente su Saffira, la figlia della notte, che è decisamente fuori dalla mia portata? Chi è che abbiamo incontrato? Eccolo qua. Astrapio l'esiliato, che era più danni a distanza e subisce meno danno dagli assassini, e per fortuna, ma era di livello più basso. Il nostro rango comunque è sempre 8°, eh? Ed è interessante che alcuni di rango più basso sono di livello molto più alto, quindi bisogna salire, non è... Rango 1, quindi sarà a livello improbabile. E sì, lei l'ho vista una volta per sbaglio, era a livello 59. Quindi noi, tecnicamente, superiamo ben pochi mercenari che neanche ho mai incontrato. E probabilmente potrei mai incontrare a questo punto, ma... qualcosina riusciamo a farla. Ora mi sto perdendo in ciance come al solito. Procediamo oltre. Ok, qui abbiamo anche un bel fabbro. Ma questo è esattamente... meglio stare attenti. È qualcosa di diverso. Complicato l'approccio da questo lato. Bene, si sta allontanando. Sperando che non venga trovato subito. Ah, ok. Allora, se me la mettete così, mi prendo un attimo meglio il mio tempo. E gestisco il tutto diversamente. No, non doveva andare esattamente così, ma ok, ha funzionato. Via, 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 velocemente. Tutti pausa VC. Interessantemente, eh? Tutti che spariscono senza avvisare. Avevo premuto tecnicamente subito, ma... una spada... Ti potevo reclutare perché non ti ho ucciso. Scusami, errore mio. Sì, devo aver errato nell'approccio, devo essere stato poco convinto. Oddio, che rischio, appunto. Non è stato un rischio, si stava trasformando in triste verità. Allora, fatemi uscire da qua, grazie. Gentilissimo. Stupendo. Ok. Adesso molto meglio. E... voilà! Piuttosto semplice. E ve n'era un altro. Vai a... ah, di là. Per certi momenti non è chiaro dove siano gli oggetti fino a... che non guardi dall'altra parte. È come quando c'è qualcosa, no? Nella vista periferica.
Cerca il santuario di Poseidone su un'isola a sud di Chio. Ok. In cosa consta? Cerca il santuario di Poseidone su un'isola a sud di Chio. Ma non è forse quello che ho già trovato? Quella strana isola... questa? Però no, tocca capire Chio... Che roba è Chio? Onestamente. Ok, per ora facciamo finta che non sia nulla di particolarmente interessante. E andiamo anzi direttamente a sincronizzarci in quest'area. Tornando poi giù, passeremo per qui e psunk! Taglio sulla destra, andando verso l'oracolo. Vedendo prima cosa ci possa chiedere la figlia di Artemide, ovviamente. O forse, ripensandoci, tanto vale prima andare a sud-ovest. Da questi simpatici signori, per poi andare a nord. Tanto poi ci dovremmo comunque venire qui. Tanto vale farla adesso. Speravo che l'avrei subito portato in un luogo più riparato, ma così non è andata. Che stai facendo? Velocemente. Solamente lui è rimasto? Qui non c'erano capi, credo. Bene. Cosa c'è da fare qui? Liberare e raccogliere il tesoro, esatto. No, e non portarsi appresso questo tizio, grazie. Signorina, lei è libera e felice come una farfalla. E il tesoro è mio, con un pileo. Davvero bruttino. Ora si va di là. E qui c'è un qualche luogo in... particolarmente interessante. E non lo sapevo. Ok, c'è un animale leggendario. Questi possono anche essere pericolosi, immagino. Ed è subito aggressivo nei miei confronti? Oh, diavolo. Molto aggressivo. Oddio, ma ce n'è anche degli amici? No, no, non vai uscire dalla zona di combattimento. Non è quello il discorso, ma... No, bastardo... Aia. Lui si sta curando nel frattempo, vero, ovviamente. No. Ok. No, come ha fatto a lisciarlo? Non era proprio un'opzione. Sento altri cinghiali. Oh, diavolo, se li sento. Ok, ok.
Via, 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 via. Curiamoci. Via, 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 via. Assolutamente dall'altra parte del mondo. Via. Ah, no, 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 stiamo sbagliando tutto. Per qualche motivo mi sono messo... Oh, diavolo. Arrivano i cinghiali. Oh, diavolo, no. Guardali che infami. Dimmi che non ho finito le frecce. No, ne ho, ma... Ci posso fare poco. Oh, no. E l'avevo quasi ucciso. Ok. Questa è una cosa diversa da quello che stava succedendo prima, ma... Che livello è? Ok. Ok, con calma. Grazie dell'aiuto, cittadino. Qual è il problema? Ti avverto che una creatura che va oltre la comprensione dei mortali reclama queste terre. Ah, l'ho visto. Hai una moneta per il traghettatore? No, vorrei sopravvivere a tutto questo, giuro. Allora. Eccoli. Qui senza avere un respec con tutte cose per le frecce sarà complicato. Ai, no, non va bene. Vuoi dirmi che non l'ho preso? Ok, allora. Ok, via, via, via. Maledizione. Non era così che doveva andare. Via, maledizione. No, mi sono distratto. Ok. Quanto è dura. E non mi potete stare sempre a dire che esco pure dalla zona di combattimento.
E va bene, poi se mi sbaglia pure mentre faccio cose. Oh, maledizione. No, frecce esaurite, no, non me lo fare, no. Ok. Sì, ma non può essere che istantaneamente, appena uno fa qualcosa, questi arrivano. Ma... via, 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 via. Dai, ragazza. Ma guarda lì! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Maledetti bastardi! Guarda lì! Come insistono! E grazie al cielo! Questo sì che è stato tosto. Diavolo. Ora, non ho visto il suo corpo, ma... Ah, perché ancora? Ah, beh, sì, tu dirai perché. Ah, ok. Ora, non mi venire qua a rovinare la festa. Vieni. Mi stavo godendo. La mia sudata vittoria contro una bestia leggendaria, così mi dicono. Nah. Togli quello scudino. Usa armi di fuoco, interessante. E si è anche particolarmente velocizzato. Perché? Conoscerai la pace. Ho sbagliato. Ok, mi sa che hai perso, ragazzo. Ok. Andiamo avanti così? Dov'è il corpo di questo simpaticone? Eccolo. Davvero notevole. Per qualcuno che odora di civiltà. Oh, e che odore avrebbe la civiltà? Sangue e paura. Eppure hai sconfitto la bestia. Non è stato per niente facile. È stato un degno avversario. Più che lei, comunque, anche tutti i suoi amichetti di taglia più normale. Ho quasi pensato che potesse sconfiggermi. È stato un privilegio battermi con una bestia così possente.
Per qualche motivo Artemide ti ha benedetto e ha guidato la tua mano. Compio il mio dovere. Niente di più, niente di meno. Ah, le figlie di Artemide. Delle figlie di Artemide. Era questa la missione. La nostra guida, Daphne, cerca una persona. Potresti essere tu. Vuoi incontrarla? Assolutamente sì. Va bene, incontrerò Daphne. La troverai al tempio di Artemide nella Focide. Sarà interessante. Assolutamente. Ma intanto fatemi raccogliere un attimo. Beh, alcune pelli. Me le sono sicuramente guadagnate.